Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Ceseroni ha approvato il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2021. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa ha approvato con 12 voti favorevoli della maggioranza e 7 voti contrari dell'opposizione. Il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione complessiva dei dati patrimoniali, economici e finanziari dell'ente. Si tratta di un'aggregazione di dati che riguardano la Regione Umbria con le società in-house, le agenzie e le partecipate. È l'ultimo atto che porta ad avere un quadro chiaro della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tutto il gruppo inteso come un'unica entità. Il risultato del bilancio consolidato dell'esercizio per l'anno 2021 evidenzia un utile pari a 24.885.000 euro, con circa 4 milioni di decremento rispetto al 2020, quando era di 29 milioni. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, si sono registrati maggiori aumenti di costi, come nel campo della sanità, o per l'accantonamento di 8 milioni di euro per il contenzioso con la provincia di Perugia. Anche per le maggiori spese legate ai servizi, pari anch'esse a 8 milioni di euro. Illustrando l'atto in aula, il relatore di maggioranza, Daniele Nicchi, ha detto che il bilancio conferma una buona gestione dell'amministrazione, prudente, sana, veduta e tesa all'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. E questo anche in una situazione difficile come quella attuale, caratterizzata dalle conseguenze della crisi pandemica, dal balzo dei prezzi dell'energia elettrica e gas, dei carburanti e dall'aumento dell'inflazione a causa della guerra. Nonostante questa situazione avversa, la Regione Umbria è riuscita a realizzare un importante trasferimento di risorse, come nel campo della sanità, attuando al tempo stesso un contenimento dei costi, riducendo di molto l'indebitamento regionale. Il relatore di minoranza, Donatella Porzi, ha spiegato che l'opposizione esprime un voto contrario perché il consolidato è la sommatoria del bilancio di tutte le partecipate società regionali, sulle quali la minoranza ha più volte espresso critiche e proposte che non sono mai state prese in considerazione. Via libera dall'Aula di Palazzo Ceseroni al complemento di sviluppo rurale. In questo servizio i dettagli. Alberto Scattolini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 14 voti favorevoli, 12 da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Tesei per l'Umbria e 2 dai consiglieri Fora, Patto Civico e Porzi Gruppo Misto, il complemento di sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027, atto predisposto dalla Giunta regionale. 3 sono stati gli astenuti, Meloni e Bettarelli del PD, Bianconi del Gruppo Misto, mentre De Luca, Movimento 5 Stelle, non ha partecipato al voto. Il complemento di sviluppo rurale dell'Umbria 2023-2027 contiene 45 interventi attuativi, presenta specificità regionali che concorrono ad assicurare un'attuazione efficiente ed efficace degli stessi interventi, concorre alla definizione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione del Piano Strategico Nazionale della PAC. L'accordo per il riparto raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni prevede una dotazione finanziaria per l'Umbria pari a 534.500.000 euro. Una dotazione pari o superiore a quanto previsto anche per regioni molto più grandi dell'Umbria e questo, come emerso prima in commissione e poi in aula, anche grazie alle ottime performance di spesa, sempre mantenute nel corso delle altre precedenti programmazioni. Gli obiettivi generali riguardano promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare. Risorse previste 152.635.000 euro, rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione. Risorse previste 194.490.000 euro. Rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. Qui le risorse previste sono 149.700.000 euro e promuovere e condividere le conoscenze, l'innovazione, la digitalizzazione ed incoraggiarne l'utilizzo. Le risorse previste in questo caso ammontano a 22.012.000 euro.
L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri regionali della Lega Pastorelli, Carissimi e Paola Fioroni sulle cure odontoiatriche per persone con disabilità, anziane e con fragilità socio-economiche. Il servizio. Rendere accessibili le cure odontoiatriche a una più ampia categoria di persone in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria rispetto a quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, come già fatto in altre regioni italiane dove sono stati avviati programmi di odontoiatria sociale finalizzati a garantire l'accesso alle cure a disabili, detenuti, anziani, pazienti affetti da particolari patologie, ospiti di strutture di recupero, attraverso ambulatori dedicati e lo stanziamento di risorse a sostegno degli interventi non coperti dal servizio sanitario. Per rispondere alle specifiche necessità dei pazienti portatori di disabilità, in diverse strutture ospedaliere viene già applicato alle cure odontoiatriche il modello DAMA, Disabled Advanced Medical Assistance. L'applicazione di questo modello gestionale alle cure odontoiatriche consente l'accoglienza dei pazienti disabili attraverso percorsi personalizzati all'interno di un ambiente operativo opportunamente attrezzato e nei quali viene prestata attenzione alla capacità del paziente di collaborare e al contributo dei familiari o di altri caregivers. In prima commissione ha approvato il documento di economia e finanza regionale 2023-2025. Sentiamo Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione la proposta di risoluzione del documento di economia e finanza regionale 2023-2025. Relatori in aula saranno Daniele Nicchi, Lega per la maggioranza, e Donatella Porzi, Misto per la minoranza. L'atto verrà esaminato in consiglio nella seduta prevista per il 13 dicembre. Il documento di economia e finanza regionale 2023-2025 era stato illustrato in commissione dalla presidente della regione Donatella Tesei, che aveva parlato di un documento con obiettivi più difensivi per contenere la recessione e con l'ambizione di allineare i dati con quelli della media paese. Secondo Tesei, il DEF interviene in tutti i settori con una chiara visione dell'Umbria, che conferma al centro pilastri fondamentali come la prosecuzione dello sviluppo sostenibile, la centralità del sistema imprese e la creazione di tutte le condizioni affinché investitori, giovani e famiglie possano scegliere l'Umbria per creare impresa, lavorare, formarsi e vivere. Il DEF individua 10 macro obiettivi strategici per una crescita strutturale nel triennio 2023-2025. Nuove infrastrutture e lotta all'isolamento, crescita dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi, accelerazione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016, ulteriore incremento del turismo, transizione energetica, ambientale e digitale, sviluppo dell'agricoltura, sostegno sociale, riorganizzazione della sanità, lavoro e formazione, consolidamento del rilancio delle aziende partecipate regionali. Per la presidente Tesei una strategia così ampia, fermo restando la scelta del non incremento della tassazione regionale per il terzo anno consecutivo, potrà essere portata avanti grazie alle risorse, seppur limitate, di un bilancio ben gestito, alla nuova programmazione comunitaria e alla messa a terra dei cospicui fondi del PNRR che il governo regionale è riuscito a intercettare e intercetterà. L'Umbria, ha concluso Donatella Tesei, affronta la nuova difficile congiuntura socio-economica più forte rispetto al passato. Rimangono però delle preoccupazioni di fondo a partire dal decremento demografico. In terza commissione è approfondita la situazione delle carceri umbre con l'ascolto della relazione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive, i direttori della Cassa Circondariale di Terni e delle case di reclusione di Orvieto e Spoleto, anche le rappresentanze sindacali della Polizia Penitenziaria. Il servizio, Marco Paganini.
Una mattinata dedicata ad un focus sulla situazione delle carceri. La terza commissione, presieduta da Eleonora Pace, ha ascoltato a Palazzo Cesaroni il garante dei detenuti, i direttori delle strutture detentive di Terni, Orvieto e Spoleto, i sindacati della polizia penitenziaria. Il garante Giuseppe Caforio ha illustrato la relazione sull'attività svolta nel 2021, attualizzandola agli ultimi mesi. Alcune criticità sono legate al trasferimento di detenuti dalla Toscana, dalle carceri dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Detenuti con situazioni complesse che avrebbero creato seri problemi di sicurezza e di gestione nelle strutture umbre che li hanno accolti. Strutture che patiscono carenza di personale e problemi sanitari, con carcerati affetti da patologie gravissime che riscontrano carenze di cure per mancanza di medici e infermieri, e detenuti con problematiche psicologiche e psichiatriche che non hanno strutture adeguate in cui essere collocati, situazione aggravata da una forte carenza di psichiatri per i 1300 detenuti umbri. I direttori degli istituti detentivi hanno messo in evidenza la carenza di personale sia di polizia che sanitario, due fattori che si sommerebbero quando i detenuti devono essere portati negli ospedali della regione per visite e cure, creando dispendio di risorse e personale e situazioni complesse, soprattutto nel caso dei detenuti ad alta sicurezza e al 41 bis. Per i rappresentanti sindacali esistono questioni molto rilevanti ed urgenti da affrontare per rendere più sicuro il lavoro della polizia penitenziaria e più efficiente il sistema carcerario. Dovrebbero essere ridotti i detenuti in sovrannumero rispetto alla capienza delle strutture, incrementato di circa 150 unità il personale in servizio, agevolando l'ingresso di agenti giovani, creata una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per i carcerati con seri problemi psicologici, allestiti reparti di medicina protetta negli ospedali con osservazione sanitaria H24 e adeguate garanzie di sicurezza per medici e polizia penitenziaria, rispettate le previsioni di legge circa l'assistenza sanitaria in carcere, evitando quando possibile trasferimenti di detenuti all'esterno. Andrebbe infine ristabilita una certa autonomia dell'Umbria nella gestione dei detenuti, per evitare un continuo afflusso di carcerati problematici e critici che frequentemente verrebbero inviati dalla Toscana all'Umbria. Nel nostro studio parliamo anche di difesa civica quest'oggi e con un ospite al centro video di Palazzo Cesaroni che vi presento subito, l'avvocato Marcello Pegorari, difensore civico della Regione Umbria. Con lui parleremo del suo ruolo, perché è importante per la popolazione, quindi per voi che ci state seguendo, e prima ancora sull'attualità della notizia. Ecco, Marcello Pegorari, appena eletto da poco vicepresidente del coordinamento nazionale dei difensori civici, e ha anche ospitato in questo palazzo pochi giorni fa la riunione quindi di tutti i difensori civici italiani. Sì. Dico bene, avvocato? Esatto. Ecco, che cosa avete elaborato in questi due giorni? Beh, è stato un incontro molto proficuo. Innanzitutto diciamo che il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici è un organismo che coordina l'attività dei difensori civici regionali. Siamo 16, mi pare, in tutta Italia, non più, perché alcune regioni non hanno ancora nominato il difensore civico, e nella sua attività il Coordinamento Nazionale indica quelle che sono le linee guida per le materie più importanti che ogni difensore civico in regione viene ad affrontare. Pensiamo alla sanità, pensiamo al discorso delle liste d'attesa, quelle che sono state le attività che il difensore civico ha dovuto compiere in periodo di Covid. Quindi armonizzare tutte le risposte che i difensori civici danno ai cittadini è importante, onde evitare di non avere una risposta diversa tra l'Umbria, la Toscana o le Marche, regione limitrofe. In questo modo quindi si riesce ad avere un quadro unitario di quelle che sono le decisioni dei difensori civici in Italia. Al proposito, e nell'interesse di chi ci sta ascoltando e guardando, avvocato, spieghiamo alla gente, perché sono sicuro che non tutti lo sanno, che cosa fa il difensore civico per i cittadini. Allora, il difensore civico viene nominato dall'assemblea legislativa di ogni singola regione e ha il compito di verificare che sia rispettata la legalità, il buon funzionamento, l'imparzialità, la celerità della macchina amministrativa regionale. Quindi
tutte le materie di competenza regionale, che ovviamente sono tantissime, abbiamo ricordato la sanità, ma anche l'ambiente, il lavoro, l'indirizzo universitario, tutte le questioni legate alle problematiche principali dei cittadini passano attraverso la regione e il difensore civico controlla e verifica che l'attività degli amministratori regionali sia corrispondente ai principi di imparzialità, di buon andamento e di tutela dei diritti. Allora, io ricordo anche che questo è un servizio gratuito che la Regione Umbria mette a disposizione della cittadinanza, di chi ne ha la necessità, e le chiedo per concludere, Avvocato, qual è stata la risposta del pubblico in questi mesi? Sì, è importante veicolare l'informazione che lei ha appena dato. Il ricorrere al difensore civico è assolutamente gratuito. Esiste sia la possibilità di fissare un appuntamento con me tramite i numeri di telefono della regione, sia di ricorrere all'ufficio del difensore civico tramite mail o PEC. La risposta dei cittadini è molto importante perché noi abbiamo decine e decine di casi che seguiamo direttamente. Faccio un esempio, la materia dell'accesso agli atti, quindi le problematiche che ci sono state per ottenere dai comuni quelli che sono le questioni relative ai singoli edifici per poter ottenere il beneficio del 110. I ritardi in questi casi potevano far perdere il contributo, per cui il difensore civico interviene anche sui comuni in questa materia per accelerare le pratiche. E devo dire che i cittadini restano stupiti del fatto che il servizio sia gratuito. È un merito per la regione che secondo me andrebbe fatto conoscere. E infatti siamo qui apposta. Esatto. La ringrazio, Avvocato Marcello Pecorari, grazie, difensore civico della Regione Umbria, per questo suo intervento. In terza commissione illustrata la proposta di legge Qualità del lavoro e servizi di welfare. Garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati dalle organizzazioni private e promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità. Sono queste le finalità della proposta di legge firmata da tutti i componenti della terza commissione, illustrata dalla Presidente Pace nel corso dell'ultima seduta dell'organismo consiliare. L'iniziativa normativa prevede chiarezza in merito al contratto di lavoro da applicare nell'affidamento dei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. Una clausola sociale per la garanzia dei posti di lavoro a fronte di un cambio di gestione di un servizio pubblico gestito da organizzazioni private, l'utilizzo del tariffario regionale per la cooperazione sociale, la verifica della capacità di rapporto con il territorio dimostrata dai soggetti privati che presentano l'offerta, delle modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari adottate dai soggetti privati. Per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e svantaggiate, la Regione, le aziende del Servizio Sanitario Regionale, Punto Zero SCARL, gli enti e le agenzie regionali, nonché gli altri enti locali, dovranno riservare il diritto di partecipazione ad almeno il 20% del valore delle procedure di appalto e concessione ad operatori economici e a cooperative sociali, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Presentato a Palazzo Cesaroni il libro intitolato Chiara Punzel di Emanuela Traversini. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. La vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Paola Fioroni, ha partecipato, portando anche i saluti istituzionali, alla presentazione del libro Chiara Punzel, che si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Il libro è di fatto una testimonianza di vita dell'autrice Emanuela Traversini. Sotto forma di diario viene infatti raccontata la storia della sua secondogenita Chiara, chiamata affettuosamente Chiara Punzel, nata con la sindrome di Angelman, un disordine neurogenetico raro che fin dai primi mesi di vita causa un notevole ritardo cognitivo e motorio. La vicepresidente Fioroni, parlando in un contesto istituzionale, ha rimarcato come il sistema sociosanitario deve poter accogliere le esigenze di chi vive una disabilità, come quella di Chiara, e soprattutto saper tutelare i loro diritti e quelli delle loro famiglie, garantendo la possibilità di veder realizzato il proprio progetto di vita. Dobbiamo sfruttare al meglio, ha detto Paola Fioroni, le risorse a disposizione, ed è per questo che occorre indirizzare maggiori fondi
via la vita indipendente, consolidando i percorsi per il progetto personalizzato per adeguarsi alla Convenzione ONU e quindi ai diritti della persona disabile per la propria autonomia di vita. Emanuela Traversini, l'autrice del libro, ha sottolineato come all'inizio, insieme al marito Paolo, abbiano visto il buio più nero, poi invece ha confessato è arrivata la luce che ci ha permesso di scoprire la gioia e il valore di tanti particolari che non consideravamo. Abbiamo unito il nome di Chiara a quello di Chiara Punzel perché immaginiamo nostra figlia, ha spiegato, come la principessa della fiaba, rapita dalla sua strega cattiva, in questo caso da questa sindrome, che la tiene prigioniera in una torre. L'autrice non ha mancato infine di ringraziare le loro famiglie, i terapisti e gli educatori, un lavoro condiviso, ha detto, per far imparare sempre nuove cose a Chiara, con l'obiettivo di renderla felice. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza la mozione dei consiglieri della Lega Pastorelli, Carissimi, Nicchi e Paola Fioroni relativa alle criticità connesse all'introduzione del regolamento 4 sulle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi affinché vengano rapidamente approvati i decreti ministeriali, a dare seguito al lavoro del tavolo tecnico per coinvolgere le imprese sulle problematiche della crisi energetica, a modificare immediatamente il regolamento regionale appena saranno noti i criteri nazionali, quindi individuare spazi normativi di semplificazione per superare diseconomie e burocrazia nei processi autorizzativi. Il consigliere regionale del Partito Democratico Fabio Paparelli, in una mozione sottoscritta anche da Donatella Porsi del gruppo Misto, chiede di utilizzare le opportunità derivanti dalla legge regionale sull'utilizzo dei canoni idrici dei grandi impianti di derivazione a favore dei territori che li ospitano. Approvata nel 2016 dal Consiglio regionale su proposta dell'allora vicepresidente Paparelli per riqualificare o realizzare anche in sinergia con il privato il nuovo stadio comunale di Terni. L'Assemblea legislativa nell'ultima seduta ha anche approvato la mozione presentata in aula dal consigliere Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, che mira a promuovere l'assunzione degli psicologi all'interno del Servizio Sanitario Regionale. 10 voti a favore da parte della minoranza, ma anche del gruppo Fratelli d'Italia e della consigliera del gruppo Misto Francesca Peppucci. Voto contrario dei 7 consiglieri regionali della Lega. Prolungare fino a 6 anni la validità dell'autorizzazione per l'appostamento fisso rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio esclusivamente a titolari di licenza di caccia. Il capogruppo della Lega Umbria in Assemblea Legislativa, Stefano Pastorelli, ha annunciato così la presentazione di una proposta di legge di modifica dell'articolo 24 della legge regionale 14. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.